Chiamate Benevento 3131. Non è una chat line, ma solo l'abbonamento alla regola del 3. Dopo il Partenio ha risposto anche il Santa Colomba. Ora manca il Comunale di Teramo e la frittata è servita. I Sanniti rinviano ancora la salvezza matematica, manca un punto, mentre i pescaresi continuano ad avere un ruolino di marcia straordinario. Nelle ultime 4 giornate hanno rosicchiato 5 punti all'Avellino, affiancandolo nella leadership. Si inizia con la protesta della Curva Sud, che apre alle 16.10. Curva Nord, ospite, ribollente di calore e colori biancazzurri. Striscioni sferzanti ed irriverenti, tutti in tema derby. Ma la protesta non scuote il Benevento, che non è Paganini, concede il bis. Prima parte noiosa, con un Pescara che si evidenzia solo per il possesso di palla, troppo lezioso. Il Benevento non rischia nulla, ma non vede mai Santarelli impegnato a prendere la tintarella. Il sussulto al minuto 29, punizione di Antonaccio, ribatte la barriera, palla che penetra in area, Lotti in uscita si guadagna una ciabattata da Palladini, apriti cielo, rissa con spintoni e colpi proibiti, doppio rosso per Antonaccio e De Palma. La loro partita finisce qui, squadre in 10, risulterà un dato favorevole al Pescara. Minuto 45, sventola di Palladini dalla distanza, Lotti si distende e ribatte. Terzo minuto di recupero, palla inattiva, Cecchini taglia bene e la palla timbra il palo pieno alla destra di Lotti. Tutti a prendere il tè tra i fischi. Succede tutto nella seconda parte. Bruno resta negli spogliatoi, entra Cutolo, squadra sbilanciata. Al terzo, calcio di punizione di Cecchini dalla distanza, sul fondo. Esce Apa, entra Bellè ed è la svolta per i biancazzurri. Minuto 13, calcio franco di Cecchini, la palla incoccia la parte alta della traversa. Minuto 16, riceve Bellè, difesa ferma, con il piede sbagliato, lui che è un mancino naturale, sferra una rasoiata che infila Lotti. Minuto 26, azione personale di Cecchini che penetra, destro e Lotti si salva in tuffo. Minuto 27, sulla linea di fondo Palladini di punta serve con una palla bassa a Bellè che di prima intenzione tocca in rete, firmando la sua doppietta. Minuto 29, Cecchini in azione invita in verticale Bonfanti, subentrato a Giampaolo, che con un diagonale preciso fa secco Lotti. Minuto 36, lancio di Ferrante per Cutolo, che conclude sul fondo alla sinistra di Santarelli. Minuto 38, la bandiera è salva con Di Nardo, che incorna un traversone di Vanacore. Nono sigillo personale del bonsai di Mugnano. Finisce con la Curva Nord pazza di gioia ad applaudire i propri beniamini in pole position con l'Avellino, 180 minuti per la volata finale. La Curva Sud incredula ed arrabbiata, il Benevento si sta sciogliendo come la neve al sole, irriconoscibile. Perplessità hanno lasciato le scelte tecniche di Di Costanzo, non sempre coerenti. Sergi e Daniello in tribuna si stanno ancora chiedendo il perché. L'unica nota positiva, il recupero di Anthony Bassot. Il portiere francese è tornato, sia pur in panchina, era lontano dai campi di gioco dal 1° dicembre scorso. La delusione del presidente Spatola. Basta, sono amareggiato, ho tutti contro. Il Benevento è in vendita. Nelle prossime ore formulerà le sue dimissioni. Sarà vero?